ci sono stati ben due terremoti di magnitudo 6.9, poi l'altro di 7.1 in Giappone, precisamente nell'isola di Kyushu, a largo di questa meravigliosa isola, di questo paese magnifico che è proprio il Giappone. Pensate che non c'è stata per fortuna una minaccia immediata di tsunami, però gli scossi ovviamente si sono fatti sentire abbastanza bene. L'agenzia meteorologica locale ha lanciato ovviamente l'allerta tsunami sulle zone della costa e la emittente chiamata NHK ha fatto sapere che sono previste onde di almeno un metro in diverse zone costiere di Kyushu e Shikoku, va bene? Bisogna stare attenti anche perché, come spesso accade, i terremoti, oltre a creare danni, se si verificano in zone come queste marittime, si possono verificare anche i cosiddetti tsunami, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utente di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, se vi va, commentate. Una buona giornata a tutti.